Buonasera e bentrovati a tutti gli spettatori di Telefriuli per la prima puntata di Fuori Classe del 2017. Ci rivediamo dopo la pausa natalizia, anche se la neve, che di solito è un ingrediente del Natale, ha aspettato proprio oggi per abbattersi su una parte del Friuli, e anche per questo oggi il contingente dei nostri ospiti è un po' ridimensionato rispetto al solito. Però sono venuti a trovarci, come al solito, alcuni degli esempi di eccellenza delle scuole friulane che ragionano con noi su un tema ben preciso che stasera è particolarmente intrigante ed invitante, cioè il rapporto che i nostri studenti, i nostri giovani hanno con i loro genitori, il rapporto tra genitori e figli. Cosa chiedere ai propri genitori, alla propria famiglia? Amicizia oppure fermezza? Cosa chiedere degli esempi di quelli di una volta, magari caratterizzati anche da una certa rigidità e da una certa disciplina, oppure il fatto che i genitori sempre di più si avvicinino ai loro figli, diventandone anche magari amici. Lo chiederemo ai nostri studenti e ringraziamo le delegazioni che sono venute qui da noi. Le vediamo, come dire, particolarmente agguerrite sulle sedie bianche, e sono i ragazzi dell'Isis Matei di Latisana. Del liceo Percoto di Udine. E di un altro liceo storico di Udine, il liceo classico Jacopo Stellini. Bene, allora una menzione d'onore, qui ho con me i nostri docenti ciceroni che vedete qui accanto a me, e tra di loro c'è ovviamente anche Enrica Biasiol, che leggerà i vostri messaggi che speriamo mandiate in copiosa quantità, almeno quanto la neve che si sta battendo sulla bassa. Professoressa Vadori. La professoressa Monica Vadori accompagna gli allievi dell'Isis Matei che si sono cimentati in mezzo alla tormenta, infatti sono pochi ma buoni, e li ringraziamo doppiamente per questo, perché la bassa in questo momento sta insomma vivendo una nevicata parecchio, insomma, parecchio copiosa. E Isis Matei, che è una scuola abbastanza complessa e composita. Allora, possiamo descriverla prima di entrare nel vivo dell'argomento, perché nella bassa ci sono delle scuole molto interessanti, le stiamo scoprendo ad una, voi siete la prima volta che intervenite fuori classe, allora vale la pena di raccontare un po' questa realtà. Certo, nel nostro istituto abbiamo due indirizzi liceali, liceo linguistico e liceo scientifico, che hanno sede alla Tisana. A Tisana poi abbiamo due istituti tecnici, l'Istituto Tecnico Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing, e poi l'Istituto Tecnico Tecnologico. E poi abbiamo una sede a Lignano, che è l'Istituto Tecnico Turistico, che da alcuni anni appunto è stato accorpato alla nostra presidenza. Quindi tante realtà, realtà complesse, e immagino anche un rapporto con le famiglie che sia molto diversificato e differenziato, come un po' per tutte le scuole. Certo, è inevitabile. Anche se dobbiamo dire che noi come istituto abbiamo un buon rapporto anche col territorio, per cui per esempio facciamo parte anche a tavoli di lavoro sia per il sostegno genitoriale sia per un lavoro proprio in rete, per cui l'ambito ovviamente socioassistenziale, che al momento ha questa composizione, afferisce a ben 13 comuni, e la nostra scuola fa parte di tavoli a cui lavorano appunto anche i servizi sociali, per esempio. Realizzano anche iniziative molto interessanti, di cui magari parleremo dopo. Intanto però voi sapete che chiediamo ogni volta alle scuole di interpretare il tema con un video, e i ragazzi del Matei si sono cimentati in una serie di interviste molto interessanti che adesso vediamo tutti insieme. Ho
Come credi che i genitori debbano intervenire nella vita scolastica di un ragazzo? Secondo me i genitori devono essere presenti, perché comunque devono essere in grado di sostenere il figlio o la figlia durante le proprie scelte e durante le difficoltà che possono incontrare nella scuola, però allo stesso tempo devono lasciargli le proprie libertà. Secondo me nella vita scolastica di uno studente devono essere presenti, a patto però che non diventino invadenti e non lo condizionino troppo nelle sue scelte. Il rapporto scuola-famiglia è molto importante nel cammino di uno studente, perché è confortante avere una figura genitoriale che ti sostiene nelle tue scelte. Secondo me l'intervento dei genitori nella vita scolastica di un ragazzo è importante, però cercando di limitare l'intervento, perché puoi mettere in difficoltà il ragazzo e chiuderlo in un guscio e proteggerlo troppo. Cosa chiede ai genitori? Amicizia o fermezza? Io sicuramente preferisco un genitore amico, perché è in grado sì di sostenerti e di aiutarti, però anche in grado di raccontare le sue situazioni che ha vissuto e quindi magari in alcuni casi essere anche più fermo. Preferisco un genitore amico, perché un amico comunque ti dimostra il fatto di essere d'accordo su certe scelte, ma ti dimostra anche il fatto di non approvarle, mentre un genitore è troppo fermo ti dimostrerebbe soltanto di non approvarle senza neanche darti motivazioni. Certamente amicizia, perché secondo me i nostri genitori ci devono sostenere sempre, come amico ma anche come genitore. Il rapporto che chiedo ai miei genitori è un rapporto di amicizia, perché essendo maggiorenne chiedo un rapporto di parità, mentre mi rendo conto che quando ero più giovane avevo bisogno di più fermezza che amicizia. Beh, abbiamo anche i crediti finali per questo video, molto bello devo dire, e ringraziamo anche i ragazzi che hanno lavorato a questo video e dovevano essere qui, ma appunto sono stati bloccati dalle intemperie. Però qualcuno di coloro che hanno lavorato su questo video c'è, ad esempio c'è Yetmir, che tu hai lavorato dietro le quinte. Come, puoi spiegarci in che modo avete interpretato questo tema? Perché avete scelto di farlo così? Se, da come si nota nel video, abbiamo scelto di mettere poca luce e pochi colori. Abbiamo fatto questa scelta qui per esaltare soprattutto le risposte che venivano date dai ragazzi e soprattutto lo sfondo. Infatti lo sfondo è stata, diciamo, la parte un po' più studiata, perché si nota che c'è la mano di un adulto e di un bambino. Abbiamo deciso questa figura qua perché praticamente il bambino deve essere, almeno dal nostro punto di vista, accompagnato nelle proprie scelte. Infatti non abbiamo scelto un genitore che tiene in braccio un bambino, per il fatto che lo deve accompagnare nelle scelte, non è che deve portarlo dove vuole lui. Quindi un affiancamento e non un sostegno pesante, insomma. Esatto. Quindi da questo punto di vista avete scelto di interpretare il tema in questo senso, e lì vicino a te c'è Nicolò che ha partecipato, lo possiamo riconoscere, era uno di quelli che hanno risposto. E che effetto fa rivedersi? Hai cambiato idea nel frattempo oppure... No, sinceramente non mi è piaciuto rivedermi, anche perché sono proprio venuto male in quel video, non si può negare. Però dai, il video... Non buttiamoci giù così, dai. No, ma l'aspetto generale comunque del video mi è piaciuto, sono soddisfatto. Comunque dici meglio l'originale che la versione cinematografica. Decisamente. Dai, dal vivo possiamo testimoniarlo. E vicino a te c'è un altro ragazzo dell'ISIS che ha una storia un po' particolare, che è Adriatic. Anche tu hai insomma dato la tua testimonianza in questo video. Sì, il video è molto bello, noi gli studenti abbiamo lavorato tanto per quel video e ci abbiamo messo tutto il nostro impegno. Credo che il video è venuto molto bene e il nostro impegno si è visto nel video e le nostre opinioni sono sempre quelle, perché noi alla fine in quel video abbiamo detto quello che pensiamo veramente sul rapporto genitore-scuola. Sì, in effetti è quello che cerchiamo di fare in questa trasmissione, far venire fuori un po' le vostre opinioni senza filtri, e lo strumento del video è eccellente per questo tipo di, diciamo, idea, di filosofia. Adriatic ha una storia particolare, già il nome insomma fa capire che non viene dall'Italia. Tu da dove vieni? Io sono nato in Macedonia, però sono di origini albanesi. Quando avevo 4 anni circa ho dovuto andare in Svezia e vivere là per scelta dei miei genitori, che avevano trovato lavoro in Svezia, dove ho frequentato anche la scuola fino alla prima
se non sbaglio, prima elementare, a fine prima elementare. Poi dopo, sempre per scelta dei miei genitori, siamo tornati in Macedonia, dove ho vissuto fino a 15 anni. E a 15 anni abbiamo deciso di venire in Italia. Quindi, Tu sei in Italia da pochissimi anni e parli l'italiano quasi meglio di me. Quindi complimenti. Grazie. Davvero. Senti, posso chiederti se nel rapporto genitori-figli tra la tua terra d'origine, cioè tra la tua famiglia e le famiglie dei tuoi amici italiani, hai constatato qualche differenza? No, io personalmente non ho notato queste differenze. Infatti i miei genitori mi hanno sempre sostenuto, dato che ho dovuto fare tanti viaggi e quindi non era facile adattarsi. E quindi i miei genitori per la scuola mi hanno sempre detto che quello che vuoi tu, insomma, quello che decidi di fare, noi ti aiuteremo sempre, saremo sempre al tuo fianco. Beh, insomma, direi che è la cosa migliore che dei genitori, professoressa, possono dire ai loro figli, no? Questa... Beh, sicuramente il sostegno è fondamentale, è assolutamente la parte più anche gravosa, se vogliamo, del genitore, è quello sempre di in qualche maniera fare un passo indietro rispetto a quello che vorrebbe, alle aspettative che magari ha coltivato nel suo sogno di genitore. Però non mi dica che sono tutti così i genitori che incontra o che frequentano, insomma, che hanno i figli che frequentano la sua scuola, perché non ci credo. È abbastanza difficile fare questo tipo di ragionamento, ovviamente, perché è chiaro che l'investimento di un genitore è sempre finalizzato al meglio per il proprio figlio. Qualche volta al meglio della mente del genitore non coincide sempre. Posso chiedere ai ragazzi, magari alzate le mani, quante volte secondo voi, per quanti di voi è meglio, il meglio che i vostri genitori hanno scelto per voi coincide con quello che voi pensate sia il vostro meglio? In quanti casi? Uno, due, tre? Beh dai, insomma, qualche mano timida si alza, quindi siamo più o meno 50-50. Però siamo in tempi di orientamento in questo momento, no? Quindi, e quindi cosa possiamo dire? In questo dire? Momento le famiglie sono quelle ovviamente coinvolte nei passaggi tra un ordine scolastico e l'altro, sono impegnate appunto ad accompagnare i loro figli nelle varie scuole aperte, nelle varie... E il consiglio qual è? Quello di sostituirsi ai figli o quello di È molto difficile dare un consiglio che vada bene, una ricetta credo che sia davvero difficile. Il fatto è che l'orientamento è un elemento veramente importante, nel senso che il successo scolastico è, come dire, la prima... direi il primo elemento del benessere di un ragazzo, no? È chiaro questo, che sì, trovare la scuola giusta è veramente importante. E questo lo vedremo anche dopo. Intanto però andremo subito a vedere come i ragazzi dello Stellini hanno interpretato questo tema. Certo che prima dobbiamo fare un momento di pausa perché ci aspetta qualche bel consiglio pubblicitario. Non andate via. Calligaris, design italiano nel mondo dal 1923. Vieni a trovarci nei Calligaris Shop di Udine, Manzano e Pordenone o su calligaris.it. Impresa Fratelli Cappellaro, specializzata da oltre 20 anni in riqualificazioni condominiali, tinteggiature edili, sistemi a cappotto e coperture. Approfitta delle vantaggiose detrazioni fiscali. Dai valore al tuo condominio. Le pratiche le paghiamo noi. Ci troviamo a Mortegliano, www.impresacappellaro.it. O cambi sport o vai alla Maico. Perché
solo l'Amaico a Cividale ti fa vedere e sentire. L'Amaico in questi giorni presenta un nuovo prodotto, una protesi acustica completamente a scomparsa. Vieni nei nostri studi a fare una prova gratuita. Scuola aperta Civiform. Scopri corsi che dopo la terza media ti aprono le porte al mondo del lavoro. Ti aspettiamo a Cividale domenica 15 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 per visitare i laboratori di grafica, benessere, impianti elettrici, cucina, sale bar, panetteria e pasticceria. Info su civiform.it. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta. Il martedì dalle 19.45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Rieccoci di nuovo qui a Fuori Classe per esaminare nel dettaglio il rapporto tra i genitori e i figli nelle scuole friulane dell'anno del Signore 2017, che ormai ci ha raggiunto, anche se con un bel po' di neve. Allora, visto che siete tutti a casa nella neve, non vorrete mica farci mancare un vostro messaggio di sostegno o di contributo a questa nostra trasmissione. Allora, il numero è il 345-99-56897 e a leggere i messaggi ci sarà come sempre Enrica Biasiol, che io ringrazio per la sua ovviamente presenza gentile che è sempre in mezzo a noi. Adesso però ci spostiamo in uno dei Sancta Sanctorum dello studio udinese, il liceo classico Jacopo Stellini. E qui io ringrazio il professor Andrea Annunziata che ci accompagna in visita a questa che è una delle scuole storiche di Udine e davvero celeberrima per la formazione che dà ai suoi studenti, e uno che quelle mura le conosce insomma come le sue tasche, perché non le ha frequentate solo da docente ma anche da studente, vero? Certo, sì. Diplomato nel 1977, l'anno dopo il terremoto. E quindi praticamente, insomma, 5 anni da studente e quanti da insegnante? È 31esimo questo. Beh, insomma, un'istituzione direi. Allora, noi ringraziamo doppiamente il Liceo Stellini per essere qui con noi, con la sua delegazione, perché stasera in quella scuola, come in tante altre scuole d'Italia, è in corso la Notte Bianca dei Licei, che è un avvenimento straordinario e molto importante per sottolineare anche la bellezza e la necessità della classicità in mezzo a noi. E quindi io ringrazio davvero il preside dello Stellini e i ragazzi che sono qui per essere voluti intervenire. E chiederei a uno di loro, a Carlo, che è anche il rappresentante dello Stellini, che cos'è questa Notte dei Licei. Uno dei rappresentanti, a dire il vero, per onore di tutti gli altri tre. La Notte dei Licei Classici è una manifestazione che si tiene a livello nazionale. Sono altri circa 400 istituti che partecipano a questa manifestazione. A scuola, in tutti i licei classici d'Italia, appunto, si tengono recitazioni oppure canti, balli, insomma tutto quello che può essere ispirato alla classicità oppure a un tema di attualità, come accade al nostro liceo. Il tema dell'anno che è stato scelto quest'anno è il tema dell'immigrazione, un tema di grande attualità. Viene messa in scena una scena delle supplici di Eschilo, un dramma della Grecia antica, e viene esposto un quadro, Mosè, che attraversa il Mar Rosso. Poi tutta la tragedia delle supplici verrà poi messa in scena integrale, questa volta però al Palio Studentesco, che si terrà più avanti ad aprile, in primavera. Aprile, maggio, come ogni anno. Beh, complimenti davvero per questa iniziativa, ma torniamo a bomba, nel senso che il tema della puntata
sono i genitori e i figli e sentiamo come l'hanno declinato allo Stellini, partendo dalla voce del preside per arrivare a poi a quella dei ragazzi. Scuola famiglia, la scuola non può naturalmente svolgere e portare a compimento la sua missione senza un rapporto stretto e una collaborazione con i genitori. Quindi è uno degli elementi importanti che non può essere trascurato del nostro lavoro quotidiano. Dai, no, però veramente. Ma non sappiamo, cioè, cosa tratta scuola famiglia, non lo dire. Cioè, nel senso di comunicazione tra la scuola e la famiglia. Boh, cioè. Secondo me il libretto è un po' sopravvalutato, è uno spreco di carta, perché alla fine nessuno ci scrive sopra niente. E poi, cioè, con il registro cartaceo, cioè con il registro elettronico arrivano più direttamente effettivamente le cose a casa, quindi i genitori possono vedere in anticipo, quindi sostituiscono un pochino il registro elettronico, sì, il registro cartaceo del libretto. Il rapporto di incoraggiamento da parte dei genitori, che però non deve diventare una giustificazione, diciamo, per quando, che ne so, l'alunno per esempio va male o fa qualcosa di sbagliato. In quel caso il genitore, a mio parere, non deve essere troppo sulla difensiva, ma allo stesso tempo non deve pressare l'alunno, per esempio con delle esigenze di obiettivi da raggiungere. Beh, abbiamo visto che, contrariamente a tutte le previsioni, allo Stellini anche ci si diverte, no? Quindi non si studia e basta, no? Ma anche ci si diverte. I ragazzi hanno interpretato questo tema in modo molto informale e sono riusciti, secondo me, però, a trasferire un'idea abbastanza, appunto, rilassata di quello che è il rapporto tra scuola e famiglia nella loro realtà scolastica, che anche quella infrange probabilmente l'idea di una rigidità che dovrebbe esistere nel rapporto scuola-famiglia negli istituti. Allegra, tu che sei, insomma, una allieva della terza, giusto, dello Stellini, cosa ne pensi? In che modo si interfaccia la vostra scuola con le vostre famiglie? Beh, è una scuola, diciamo, ritenuta difficile anche a livello, appunto, della provincia. Però ci sono molte occasioni per introdurre anche le famiglie a capire che cosa i loro figli stanno studiando, che cosa li può appassionare, cosa li può piacere di queste materie, di questo liceo, sia con la notte del liceo classico, sia con le molte attività che ci sono pomeridiane, come il teatro, il coro, l'orchestra, dove un genitore è anche invitato a venire a sentire e a seguire il percorso del figlio. Quindi una scuola aperta alle famiglie. Molto. E questo è fondamentale anche in quel percorso, diciamo, di orientamento di cui parlavamo prima. E per quanto riguarda il tuo osservatorio sui tuoi amici, i tuoi compagni, i tuoi colleghi, come vedi il rapporto, evolversi il rapporto tra i ragazzi e i loro genitori? Non è sempre facile, bisogna dirlo, però una buona famiglia, due buoni genitori capiscono che non bisogna mai focalizzarsi su cosa dice un professore o quale voto arriva a casa, perché dietro quel voto ci sono molte ore di studio, ci sono determinate situazioni e c'è sempre un impegno da parte dell'alunno. Quindi bisogna prima vedere tutto l'insieme, capire. Non sempre si riesce, ma è quello che bisognerebbe fare perché tutto fosse a posto. Professor Nunziata, se tutti i genitori fossero maturi come questa ragazza, insomma, sarebbe eccezionale la questione, ma qual è la situazione reale? Quante volte il genitore magari non accetta l'insuccesso scolastico del figlio o magari pretende addirittura di sostituirsi al docente? Ma allora la situazione da sintetizzare non è semplice, perché ci sono 530 studenti, ci sono 530 famiglie. Quindi però si può fare un discorso, certo capita negli anni, mi è capitato spesso, che sia lo studente a comprendere meglio la sua situazione rispetto al genitore,
E quindi è più facile che lo studente che tutti i giorni si confronta con il docente comprenda la reale situazione, mentre a volte il genitore non ha proprio il polso della situazione perché non vive quotidianamente nella scuola. E quindi questo è il compito del docente, di essere così, di avere un confronto costante anche con la famiglia, soprattutto nelle situazioni più difficili, perché anche il genitore riesca a capire come mai si sia creata questa situazione e quale può essere la strategia migliore per venirne fuori. E certo, insomma, serve una collaborazione di fondo. E, è interessante magari ascoltare anche da chi è appena arrivato allo Stellini che aria tira, no? Abbiamo qui due ragazzi che frequentano la prima, che sono quindi delle cosiddette matricole. Abbiamo sentito prima il rappresentante, uno dei rappresentanti, e magari Andrea e Alvise, che sono qui in prima fila, possono raccontarci qual è la loro esperienza. Che scuola avete trovato, Andrea? La scuola, anche da quello che ci dicevano anche quando eravamo alle medie, è comunque una scuola che richiede molto studio e molto impegno. Però secondo me è una scuola anche che ti apre la mente e può anche farti conoscere argomenti che prima anche non avevi mai sviluppato, sia le medie anche nel corso di tutta la vita. Ma ritornando alle relazioni genitori-scuola, devo dire che comunque il lavoro del genitore è molto importante nella vita di ogni studente, perché ti può anche guidare nelle decisioni più importanti, come appunto nella scelta di una scuola. Ma secondo te quanti dei ragazzi che si sono iscritti quest'anno allo Stellini lo hanno fatto perché lo volevano loro e quanti invece perché li hanno spinti i genitori? Beh, sicuramente i tempi sono cambiati e adesso non c'è più quella fermezza di una volta, però secondo me anche una parte di comunque le aveva indicato il genitore, piuttosto che una decisione personale. Sentiamo Alvise. Tu, Alvise, hai scelto in prima persona o sei stato spinto a... Sì, io ho scelto in prima persona. Devo dire che nella mia scelta sono stato guidato dai miei genitori, nel senso che mi hanno trasmesso la loro esperienza, mi hanno aiutato a capire ogni scuola cosa mi poteva far comprendere, cosa mi poteva trasmettere, però alla fine sono stato io a scegliere da solo e mi devo dire molto soddisfatto della mia scelta. Carlo, dal punto di vista della visione globale sulla scuola, arrivato in quinta alle soglie del diploma, secondo te quanti ragazzi si iscrivono allo Stellini per loro sponte o quanti invece forzati dalle ambizioni dei loro genitori? Ma io credo che una buona percentuale, non la maggioranza, ma una buona percentuale sia spinta dai propri genitori. Io ho avuto la fortuna di aver scelto consapevolmente la scuola, però c'è da dire che anche un ragazzo di 13 anni, per quanto maturo sia, per quanto bravo sia, una parte della sua scelta è per forza guidata, a mio parere. Certo. Per quanto lui sia bravo, intelligente, sia consapevole della vastità della scelta, perché ci sono tanti istituti tra cui scegliere, però una parte è sempre la guida del genitore, che vuole che per esempio sia fatto per forza un liceo o appunto vuole soddisfare quasi le proprie ambizioni e spinge quello che è un bambino, perché è un bambino, una persona di 13 anni verso... Oh, guarda che lì hai lì vicino a te, no? Andiamo piano con le parole. Beh. Enrica, ci sono dei messaggi? C'è qualcuno che interagisce con noi? Sì, allora abbiamo ricevuto diversi messaggi anche interessanti e sono uno spunto per discutere. Allora, non sempre è facile la comunicazione tra famiglie e studenti. Come si può facilitare questa relazione? Bella trasmissione. Questa grazie. È una domanda. Poi ci scrivono, lo Stellini è una lezione che dura tutta la vita. Andrea, maturità 84. Oh, stelliniani sì. Per sempre, insomma. E poi, nel rapporto tra genitori e scuola interviene la società. Che ruolo potrebbe avere questa in tale rapporto? Come influirebbe? Beh, certo, questa è una domanda da... Sì. Un milione di euro, perché ovviamente in mezzo al rapporto tra la scuola, la famiglia e i ragazzi stanno tantissime cose, tra le quali anche i mezzi di comunicazione, i media, i social network, e magari ne parleremo anche dopo di come influiscono sul rapporto anche che esiste tra i genitori e i figli. Però dobbiamo
attendere ancora un attimo, perché ci sono altri consigli molto interessanti che vi attendono. Tra un attimo. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta. 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio a Udine, in Viale Tricesimo 200. Agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero. Nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sereni Orizzonti, residenze per anziani, in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire, la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Orientarsi nel mercato immobiliare spesso può essere difficile. Ci vorrebbe una guida a cui affidarsi, qualcuno che ti accompagni dritto alla meta. Noi di Cuore Immobiliare siamo il punto di riferimento giusto per te che vendi, affitti o cerchi casa. Perché Cuore è più di una semplice agenzia immobiliare. È una rete di consulenti che condividono risorse ed esperienze per aiutarti a trovare la soluzione giusta nel minor tempo possibile. Cerchi un posto tranquillo, magari dove convivere con il tuo amico a quattro zampe. Oppure vuoi un ufficio nel cuore della città. Nessun problema. Noi Agenti Cuore siamo professionisti specializzati, pronti a rispondere a qualsiasi tua esigenza. Con la nostra rete marketing siamo presenti su tutti i canali di comunicazione. E così la tua casa, per vendere, affittare o acquistare velocemente e in perfetta serenità. Perché 30 anni di esperienza sono un patrimonio che non si improvvisa. Perché per noi la casa è una questione di cuore. Cuore Immobiliare. Megavision, una grande catena di negozi. 5.000 occhiali esposti in ogni negozio. Durante tutto l'anno proponiamo in tutti i punti vendita a tutti i nostri clienti occhiali e lenti di qualità. È sempre un ottimo prezzo. Per i saldi invernali vogliamo fare molto di più. Vi offriamo il nostro miglior prezzo su tutte le collezioni. È un'offerta incredibile, non perdetela. Noi ci mettiamo la faccia. Scegli il negozio Megavision più vicino a te. Professionisti ti accoglieranno per consigliare il meglio ad ognuno di voi. Megavision. Solo da noi tutti gli occhiali che vuoi. Bravi, belli e coraggiosi, stasera sfidano la neve e le intemperie e sono qui con noi per spiegarci in che cosa consiste oggi il rapporto tra i ragazzi e i loro genitori e in che modo questo rapporto si riflette poi sull'essere anche studenti. E a questo punto siamo arrivati a un'altra delle scuole di eccellenza del nostro territorio, il Liceo Percoto. Il Liceo Percoto che nel tempo è cambiato, una volta si definivano le scuole magistrali, no? Ai miei tempi erano le scuole magistrali, invece adesso è un liceo articolato e molto interessante dal punto di vista delle opportunità e delle prospettive. Abbiamo la professoressa Mariella Ciani con noi, che ringrazio per la sua disponibilità e per aver coordinato il suo plotone di studenti che sono qui con noi stasera. E anche qui è una realtà complessa, non tanto da gestire, quanto piuttosto il rapporto con le famiglie immagino che sia anche qui piuttosto articolato. Sì, come diceva anche il collega, capita purtroppo che ci siano genitori che non vogliono comprendere quali siano le difficoltà dei loro figli. I loro figli devono essere bravi e quindi la discussione spesso va a vuoto. Ecco, nel tempo, per fortuna, questa situazione è andata scemando. Leggevo proprio oggi un articolo su un quotidiano nazionale di Susanna Tamaro, la quale dice: la scuola sta perdendo profondamente
la sua identità per mancanza di autorevolezza. Non è rigidità, ma io ritengo che gli studenti abbiano bisogno di un po' di autorevolezza, sia da parte dei genitori che da parte degli insegnanti. Quindi sta dalla parte della fermezza nella nostra, diciamo, alternativa secca che abbiamo posto. Ma questo è per dare anche dei valori ai ragazzi, perché il vivere come si vuole, il fare, l'andare a scuola per stare con gli amici e non studiare, non ci sono valori in tutto questo. E stiamo assistendo, si parlava prima di società, a una caduta di valori della società. Ecco, questo è un tema, direi, piuttosto interessante, sul quale io chiamerei in causa anche i ragazzi, perché abbiamo, in, come dire, in parziale contropartita rispetto allo stereotipo, no, che vuole il Percoto appunto come una scuola essenzialmente femminile, abbiamo anche i maschietti, qua abbiamo ad esempio Simone che mi viene spontaneo chiamare in causa su questa idea dei valori, la fermezza, la disciplina, l'idea di un valore severo da seguire. È un'idea che ti trova d'accordo oppure in realtà insomma è un'età la tua nella quale ormai non si vogliono seguire se non esempi? Beh, io credo che la scelta dell'indirizzo è in base alle proprie capacità o alle proprie... Tu cosa hai scelto, ad esempio? Io ho scelto l'indirizzo pedagogico perché lo ritrovavo abbastanza utile alle mie capacità. Oppure inizialmente svolgevo l'indirizzo scientifico, poi a causa dell'impegno sportivo ho dovuto cambiare. E, che sport fai? Calcio. Beh, insomma, sei un calciatore pedagogico. Beh sì, cioè si sente che non sono di qui, del Friuli, sono di Roma. Beh, ma insomma, questo anzi è un vantaggio, abbiamo sentito, perché c'è gente che arriva da ben più lontano di te, no? Dal punto di vista pratico, quindi la tua famiglia in che modo ha secondato la tua scelta? Beh, allora, innanzitutto la mia famiglia non si trova qui in Friuli, ma si trova a Roma. Appunto, questo voglio dirti. In che modo si sono posti nei confronti della scelta che hai fatto? Beh, loro si sono sempre trovati d'accordo o comunque mi hanno sempre aiutato ad affrontare le mie scelte, e, sia sotto punto di vista sportivo che scolastico, e anche nel cambio che in corsa, che è stato abbastanza difficile. E comunque il mio rapporto con la famiglia è straordinario, cioè nel senso stare lontano da casa e comunque trovarsi sulle stesse opinioni è fondamentale, sì. Certo. Beh, professore Sacciani, insomma, sono esempi di quello di cui parlavamo prima. Assecondare i ragazzi anche a distanza è una cosa davvero importante. Sì, sono cose molto belle quelle che si sentono, però non sempre succede. Anche i ragazzi dello Stellini mettevano in evidenza che non la metà, ma quasi, vengono guidati dai genitori nelle scelte. Eterodiretti, chiamiamolo così. Sì, eterodiretti. Abbiamo anche un altro ragazzo, che è Francesco, gli fate girare il microfono, ce l'hai già? Eccolo, tu invece come mai hai scelto il Percotto? Sei stato libero di fare questa scelta oppure indotto? Sì, la mia scelta è stata libera e comunque io ho sempre amato le materie umanistiche, ho sempre amato comunque... Anche tu scienze umane, quindi. Sì, come Simone. E all'inizio la mia scelta era orientata verso lo Stellini, ma poi ho virato verso il Percotto in quanto ho trovato materie quindi, insomma, che... Quindi insomma qui sei un po' sei a casa comunque. Sì, comunque sono entrambi i licei incentrati comunque su materie umanistiche, ho trovato che il Percotto fosse più adatto comunque alla mia personalità e ai miei interessi. Allora, vicino a te c'è Alexandra. Alexandra, i tuoi genitori come hanno influito sulla tua scelta? Allora, io ho scelto personalmente questa scuola, però comunque mi hanno dato una mano, in quanto a 14 anni comunque non puoi fare una scelta che sarà giusta magari anche per il futuro, quindi loro, avendo più esperienza di noi,
Ci hanno influenzato, però comunque io ho fatto una scelta mia. Allora, Alexandra con la KS, quindi anche tu non sei di origine friulana. Da dove vieni? No, io sono serba e i miei genitori si sono trasferiti quando io avevo un anno, quindi comunque sono... Noti differenze nel rapporto tra tuo con la tua famiglia e dei tuoi compagni o amici o colleghi con le loro? Non ho mai vissuto là, cioè, quindi non so come è il rapporto tra scuola e famiglia e di là e com'è, qual è la differenza, però... Ma i tuoi sono più rigidi rispetto ai... No, no, i miei sono comunque... mi hanno sempre supportato in ogni... non è mia scelta e non sono rigidi. Bene, allora andiamo adesso a vedere, perché la professoressa Vadori ci ha procurato un interessante documento che è un'indagine svolta recentemente, in qualche anno fa, nel 2014 credo, che riguarda gli stili di vita degli adolescenti. Vediamo che come sempre abbiamo sempre, no, le diciture in inglese, health behavior in school-aged children, stili di vita e salute degli adolescenti, ed è un'indagine abbastanza interessante perché ci racconta delle cose che potremmo vedere le slide in successione così. Allora, campione, intanto un campione di 1394 ragazzi e 1280 ragazzi, 174 classi, sulla comunicazione tra genitori e figli. Allora, i valori espressi in percentuale sono di coloro che dichiarano essere facile o molto facile parlare con il padre. E vediamo che a 11 anni la maggior parte dei maschi, quasi l'80%, ritiene che il padre sia un ottimo interlocutore, mentre tra le femmine la percentuale scende al 60%. E c'è sempre una forbice nel rapporto col padre tra i maschi e le femmine, con i maschi sempre più... orientati a confidarsi col padre, le femmine sempre di meno, e si vede che dagli 11 ai 15 anni queste percentuali però calano costantemente. Allora, ovviamente, insomma, professore Salvadori, un primo commento a questo tipo di dato. Sì, è un'indagine a cui sono state sottoposte quasi tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, un'indagine che ha una taratura internazionale perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'ha commissionata, è dal 2010 che il Friuli e l'Italia è entrata a far parte di questo appunto progetto internazionale, ed è possibile trovare in rete anche i confronti tra le indagini del 2010 e l'indagine più recente del 2014, che è l'ultima e ci è stata recapitata da poco. È interessante notare come, e questo ci ha un po' spiazzato, noi che abbiamo un po' letto questi dati, il fatto che siano più le ragazze in difficoltà a parlare di argomenti importanti, per loro ritenuti importanti, siano più in difficoltà in generale le ragazze nei confronti dei padri e anche nei confronti delle madri, dove però la differenza nel caso appunto del confronto con la madre si riduce in maniera un po' più sensibile. Questo sembra come sembra dire contraddire, esatto, perché quello di solito che si pensa che le ragazze siano più mature a questa età. Ecco, questa ricerca, tra l'altro, l'avevamo commentata recentemente a un incontro con genitori in una iniziativa a cui abbiamo partecipato come scuola, ed è emersa una lettura, secondo me, molto a cui non avevamo pensato noi all'interno della scuola, a dire la verità. I genitori hanno pensato che questa differenza tra maschi e femmine rispetto alla relazione si è dovuta alla maturità delle ragazze, che non sentono la necessità di confrontarsi con l'adulto piuttosto che appunto essere indipendenti nel giudizio. Beh, abbiamo qui delle ragazze del Percotto, possiamo chiederglielo subito. Allora, Matilde, insomma, tu senti la necessità di confrontarti con i tuoi genitori, oppure sei in un'età dove ormai il genitore, non dico che sia superfluo, ma insomma va tenuto comunque all'oscuro di qualcosa? Beh, io penso che i genitori servano a confrontarsi, però preferisco io confrontarmi con gli amici perché, essendo della mia età, possono consigliarmi
a mio parere, meglio rispetto appunto ai miei genitori. E quindi sì, possono consigliarci, però sempre in base alla loro opinione, quindi magari dal punto di vista di un adulto è diverso e appunto comprende diverse possibilità. Beh, insomma, probabilmente Alessia, che è vicino a te, condivide le tue tesi, oppure invece ha un altro punto di vista, è più legata all'idea che il genitore serva ad avere un punto di riferimento essenziale. Allora, sinceramente io non mi confido molto con mia madre né con mio padre, perché, non so, i miei amici, quindi mi trovo bene a parlare con loro, però comunque so che nel dubbio, cioè anche se ho un problema, posso parlare con mia madre perché è sempre molto aperta e so che ci sarà sempre per me. E quindi sì, mi sento abbastanza sicura e tranquilla, quindi so che quando succederà qualcosa lei sarà sempre lì per me. Bene, professore Sacciani. Conferma, evidentemente. Credo che si possa trovare una conferma in queste ragazze, certo, che spiegano anche molto bene la ragione del loro comportamento, quindi si analizzano bene. Sì, però io non concordo molto nel loro modo di pensare, onestamente, perché come si può dire che una compagna possa consigliare bene o male? Il livello di competenze e di è lo stesso, per cui il meglio... Il meglio è nemico del bene, di solito. Sì, sì, non vedo molto. È da dire che anche i genitori che vengono a parlare con noi insegnanti, la maggior parte riferisce che i ragazzi a casa non parlano. E quindi sono pochissimi quelli che dicono: come è andata la giornata? Bene, punto, finito discorso. Insomma, oltre che ad abbattere il muro di Berlino, bisognava pensare ad abbattere il muro tra i genitori e i figli. E noi adesso però facciamo un ultimo momento di pausa prima di andare a sentire, mi raccomando, mandateci qualche sms di ulteriore riflessione, quella che è l'opinione dei nostri ragazzi su altri dati di questa indagine, ma anche su alcuni fatti di cronaca recentissimi che hanno visto genitori e figli confrontarsi in modo non molto sano. Tra un attimo. Fatti un regalo che ti faccia ricordare chi scordati non sa, ho sentito. La Maico in questi giorni presenta un nuovo prodotto, una protesi acustica completamente a scomparsa. Vieni nei nostri studi a fare una prova gratuita. Tutto il Friuli a casa vostra. Il settimanale in più 12 numeri di business e 3 numeri del periodico Green. In omaggio anche il libro Scoltadis di Enzo Driussi e 3 CD per imparare il friulano. A solo 40 euro anziché 60, fino al 31 gennaio 2017. È davvero molto interessante sentir parlare i nostri ragazzi del rapporto con le loro famiglie in rapporto ai dati che abbiamo visto di questa indagine condotta dall'OMS sul rapporto genitori-figli e sugli stili di vita dei nostri adolescenti. A tal proposito, Enrica, ci sono altri messaggi che sono arrivati? Sì, sono arrivati altri messaggi. Allora, sempre riguardo allo Stellini. Lo Stellini è una palestra mentale unica e permette di avere un'incredibile cultura in tutti i campi, da una maturanda stelliniana di propria volontà. Oh, di propria volontà. E poi ci chiedono quali strumenti si potrebbe usare per rompere questo ghiaccio tra genitori e figli? Questa è una buona domanda. Professor Nunziata, abbiamo qualche idea? Bene.
Le domande semplici, eh? Benissimo. Non mi posso giustificare, no? È chiaro. Benissimo. No, poi chiediamo allora, però anche a Arianna. Chiediamo anche che a cosa si può fare? Si può fare tanto esercizio. Non si deve dare mai per scontato di conoscere il proprio figlio, né viceversa, il figlio può mai dare per scontato di conoscere i propri genitori. Dovrebbe essere una ricerca continua, con dell'entusiasmo, anche con delle cadute magari, però crederci sempre nel rapporto con i genitori e con le figure adulte di riferimento. E così gli adulti nei confronti dei ragazzi, dei giovani. Bisogna sempre crederci, altrimenti insomma è finita. Arianna, dal Percotto, sempre nella fila dietro quella nascosta alle telecamere. Anch'io ritengo che appunto il rapporto tra figli e genitori sia molto importante. Penso che comunque anche la scuola aiuti a mantenere questo rapporto, perché appunto alla nostra età la scuola è, diciamo, la cosa più importante, i genitori devono essere presenti e quindi comunque essendo partecipi anche con i professori nel mondo scolastico riescono a rimanere vicini ai propri figli e di conseguenza riescono a conoscere i propri figli e anche dei figli stessi, attraverso i commenti magari o i suggerimenti ricevuti dai genitori, possono appunto conoscere le loro opinioni e mantenere un rapporto forte. E ci sono alcune delle slide di questa indagine che parlano proprio del grado di fiducia tra dei ragazzi. Questa è sulla madre, vediamo che ricalca un po' quella precedente, anche se a 15 anni il grado di fiducia è più alto che rispetto ai padri, cosa che da padre non può che dispiacermi, ma vediamo la qualità della relazione con i genitori tende a ridursi con l'età, questa ce l'hanno confermato i nostri ragazzi. Considerando il rapporto genitori-figli, sotto il profilo di genere è emerso che in tutte le età le ragazze hanno più difficoltà a parlare con i loro genitori rispetto ai ragazzi. E qui, ho molta fiducia nei miei insegnanti. Vedete, a 11 anni siamo quasi all'80%. Poi, drasticamente si cala, no? A 15 anni si arriva sotto il 40%. Insomma, non sono dati molto lusinghieri. Ecco, i miei insegnanti mi accettano per quello che sono. Guardate, a 11 anni siamo quasi all'80%, a 13 anni siamo sopra il 60%, poi ai 15 crolliamo sotto il 50, credo. I nostri insegnanti, questa è molto interessante, ci trattano in modo giusto. E qui vorrei anche qualche riflessione da parte vostra, ragazzi. Vedete come a 11 anni, all'inizio delle medie, siamo anche qui oltre l'80%, poi la percezione di un trattamento equo da parte degli insegnanti va scemando sempre di più. Allora, ragazzi, c'è qualcuno di voi che vuole commentare questi dati? Silenzio, gelo in aula. Dai, Yetmir. Yetmir Del Mattei. Allora, io penso che, cioè, gli insegnanti, comunque, questo rapporto, cioè del modo giusto, bisogna prima di tutto capire cosa si intende per giusto. E soprattutto il modo giusto cambia per il fatto che un ragazzino di 11 anni e un ragazzo di 15 anni assorbono, diciamo, quello che viene detto da un professore in due maniere diverse, perché se un professore a 11 anni ti dice una cosa, la concepisci in un certo modo, a 15 anni no, per il semplice fatto che magari a 11 anni viene assecondato, mentre a 15 anni il professore che ha un'altra opinione ti dice la sua e a te sembra di essere trattato in modo innequo, anche se magari non è così. Ma posso farti una domanda? C'è un movimento di opinione in Italia che vorrebbe consentire ai ragazzi di 16 anni di votare e di prendere la patente. Tu saresti d'accordo? No, perché secondo me a 16 anni, per quanto un ragazzo possa pensare di essere maturo, non lo è ancora, e neanche a 18 secondo me si è abbastanza maturi per diciamo prendere le proprie scelte. Quindi no, secondo me no. Carlo non mi pare d'accordo con te. No, sui 16 anni ero d'accordissimo, sui 18 sì, cioè sui 18 da 18enne sei d'accordo. Ma al di là dell'essere 18enne, allora uno può essere non maturo anche più avanti con gli anni, a 21, a 25 si può
Vabbè, conosco quarantenni immaturissimi. Ecco, cioè per non quello. Volevo dirlo, me l'ha detto lei bene. Quindi 18 è un'età onesta, accettabile secondo me, sia per votare che per avere la patente, gli esempi che abbiamo fatto adesso. Beh, a 16 anni io pregherei adesso Pierangelo Buttazzoni se può dimostrare un link, che un articolo che ho fatto, come dire, conservare. Ecco, a 16 anni però si è già capaci di fare cose di questo tipo. Qualche giorno fa è accaduto questo fatto che sicuramente avrete tutti potuto vedere sui mezzi di comunicazione: Ferrara, figlio massacra i genitori a colpi d'ascia. E ci sono anche altri link che possiamo vedere: coppia uccisa a colpi d'ascia dal figlio. Il figlio aveva offerto 1000 euro all'amico per farsi aiutare. E questo è un ragazzo sedicenne con un amico diciassettenne. Allora, posso chiedervi che cosa avete pensato quando avete sentito di questo evento? C'è qualcuno che vuole darmi una reazione così immediata? Abbiamo una candidata. Allora, io sono venuta a conoscenza di questo fatto recentemente. Tu sei Martina? No, io sono Giulia. Giulia, scusa. Sì. Non lo so, da prima ho pensato che questo ragazzo, cioè, la prima cosa che pensi è mentalmente non ci sta, perché secondo me fare, diciamo, un gesto del genere in confronto ai genitori che comunque ti hanno dato la vita non mi sembra del tutto giusto. Poi si è dimostrato anche molto più forte di un ragazzo, cioè più grande di lui, che è diciassettenne, quindi questo fa capire anche quanto, cioè, non, la maturità, cioè dipende anche quando si, cioè non è che la maturità dipende da quanto si è grandi o da quanto no, quindi io sono rimasta molto colpita da questo gesto, ma ormai, cioè, ormai è tutto, tutte le situazioni che si stanno vivendo adesso non sono prettamente positive, quindi non sono rimasta né tanto scioccata né tanto dispiaciuta. Quindi vi lascia abbastanza, cioè inizialmente colpisce, ma poi insomma uno pensa che nel mondo, sì, cioè, di oggi anche una cosa del genere è abbastanza, chiamiamola così, possibile. Vediamo se c'è un altro link ai precedenti. Ecco qua, invece, un altro caso. Incinta a soli 16 anni, si allontana da casa. Mi voglio suicidare. Allora, anche qua abbiamo magari la possibilità di commentare questo fatto, visto che esiste anche un programma molto seguito dagli adolescenti che si chiama 16 anni è incinta, eppure quando ci si trova a avere a che fare con il fatto reale piuttosto che con la sua imitazione televisiva, casca l'asino. Allora, voi delle scienze umane, cosa mi dite rispetto a questo tipo di situazione? Precedentemente la professoressa Ciani, in un decadimento dei valori morali. E lei è Martina sul serio, sì. E in particolare perché arrivare, non tanto il fatto di rimanere incinta a 16 anni, che di per sé non è una cosa, insomma, fuori dal comune di questi giorni, più che altro il fatto di volersi allontanare dalla propria famiglia. Infatti la propria famiglia dovrebbe essere una delle parti fondamentali e delle persone fondamentali da cui chiedere una mano nel momento del bisogno, e soprattutto quando magari si è in un momento del genere, quando si rimane incinta, come può essere questo. Arrivare anche a dire di voler allontanarsi e tentare il suicidio mi sembra anche una cosa un po' troppo esagerata, e appunto sempre a sottolineare il decadimento dei valori morali in questa società. E quindi torniamo adesso sempre su quello che era il punto di vista della professoressa Ciani, sì. Prima i valori servono e non se ne può fare a meno, insomma. Ma se posso aggiungere, oltre ai valori, la relazione. Stiamo assistendo a una chiusura di relazione nella famiglia, perché non c'è tempo. Non c'è tempo da dedicare sufficientemente, e questo mi metto in gioco anch'io, ai propri figli. Invece bisogna meditare su questo fatto, si debbono stabilire delle relazioni forti se vogliamo che i nostri figli ci parlino, siano sinceri con noi per poterli poi aiutare. Beh, quindi
serve sincerità, servono esempi e serve sottrarre tempo alle tante incombenze che ci stritolano la vita ogni giorno, ma molto spesso questo tempo finisce poi per essere veicolato da parte dei ragazzi su altri canali, ad esempio i social network, il caso del 16enne e del 17enne che abbiamo affrontato prima è stato menzionato anche come una conseguenza della loro amicizia nata proprio giocando online. A voi capita mai di passare più tempo, ad esempio, sui social network o al computer che con i vostri genitori? O di conoscere qualcuno che magari ha questo tipo di abitudine? Sì. Cioè, personalmente mi rendo conto anch'io che potrebbe sembrare sbagliato, e probabilmente lo è, però anch'io passo molto tempo su internet, non prettamente sui social network, ma comunque su internet rispetto che con i miei genitori, sia perché i miei genitori in sé non hanno tempo, sia perché io proprio, diciamo, ho una certa dipendenza. E non credo però comunque che questo si possa collegare in alcun modo agli eventi successi recentemente. Un'amicizia sui social network non per questo giustifica un comportamento tale. Una persona che compie un atto simile è ovviamente mentalmente disturbata. Non credo ci siano altre osservazioni da fare. E beh, con questa perla di saggezza ci avviamo alla conclusione di questa bella puntata. Davvero complimenti ai nostri ragazzi per come hanno analizzato il rapporto tra genitori e figli. Professor Nunziata, possiamo tirare un po' le somme di questa chiacchierata, perché insomma le domande difficili le facciamo a lei, no? Allora, sono abituato dai tempi dello Stellini alle domande difficili, del resto, non finisce mai, eh? Gli stelliniani allora, servono no, a questo. Sono contento anch'io di aver partecipato a questa serata. E volevo dire che hanno partecipato, sono presenti anche dei genitori questa sera. E sono, li ho visti anche loro entusiasti, partecipi. Si sono dati disponibili ad accompagnare i figli. E questo è anche una bella cosa, insomma. Per cui le componenti è importante che si parlino, che si guardino in faccia. Magari passiamo una mezz'oretta in meno davanti allo schermo del computer e una mezz'ora in più a guardarci nelle palle degli occhi, come dico io ai miei studenti in classe. E questo credo che sia poi alla fin fine la carta vincente, essere noi i padroni della vita e non farci governare dagli altri. Beh, con questa morale possiamo andare a ringraziare, ringrazio davvero i ragazzi dell'Isis Mattei, del Liceo Percotto e del Liceo Stellini per aver partecipato a questa bella puntata. Ringrazio anche se non è qui con noi stasera, il professor Dino Del Ponte, al quale facciamo un applauso in assenza, che è un po' l'anima storica di questo programma e di questo progetto, che è sostenuto, lo ricordiamo, da Regione, Provincia e Fondazione Krupp. E ci diamo appuntamento a venerdì prossimo per una puntata che sarà anche quella molto interessante, perché parleremo di un altro tipo di sensibilità delle nostre scuole e dei nostri studenti, quella verso l'ambiente. La puntata si intitolerà A scuola di ambiente, pensando al domani, e di pensare al domani ce n'è davvero molto bisogno. Ci vediamo venerdì con Fuori Classe. Ciao a tutti.